Ben a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione d'Italia 7 che vi tiene aggiornati su tutte le attività del Consiglio regionale. In primo piano la storia di Montelupo che rivive nel ricordo del Pozzo dei Lavatoi presentata in conferenza stampa tutte le iniziative che ricordano la scoperta del Pozzo dei Lavatoi avvenuta nel 1973. 50 anni fa veniva scoperto a Montelupo Fiorentino il pozzo dei Lavatoi, un antico pozzo che utilizzato come discarica dalle fornaci medievali e rinascimentali attive in prossimità del castello si è rivelato essere una fonte eccezionale di reperti e il cui studio, durato più di trent'anni, ha riportato alla luce una storia che era rimasta letteralmente sepolta per secoli. Per celebrare questo ritrovamento e le conoscenze, grazie ad esso, acquisite, è stato definito un ricco calendario di eventi e iniziative che è stato presentato in una conferenza stampa al Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso. È una festa, una festa bella, 50 anni da una scoperta che ha cambiato la vita di Montelupo, un vero e proprio vaso di Pandora, se noi vogliamo usare le metafore, È un modo per tirare fuori, eh, dopo anni di difficoltà, la storia di una comunità, eh, le maioliche rinascimentali più belle del nostro paese un luogo di arte, di storia, di cultura, di bellezza e tante saranno le iniziative, le iniziative di memoria per ricordare quello che è stato ma anche per guardare avanti con i più giovani, con le scuole, momenti culturali importanti. Insomma, una grande festa per la comunità di Montelupo. La storia della ceramica di Montelupo, come oggi la conosciamo grazie agli anni di ricerche archeologiche e studi del gruppo archeologico di Montelupo e di Fausto Berti, già direttore del museo di Montelupo, deve gran parte della sua valorizzazione e della sua riscrittura alla scoperta fortuita avvenuta nel 1973 del pozzo dei lavatoi. Gli scavi hanno consentito di acquisire buona parte del patrimonio esposto al Museo della Ceramica e al Museo Archeologico, fornendo informazioni utili sull'importanza storica della manifattura montelupina nei secoli. 50 anni dalla scoperta, ma eh, i numeri da dare sarebbero moltissimi. Quello in questo momento che ci preme di più sono i 32 metri di scavo del pozzo dei lavatoi che raccontano appunto la storia di Montelupo. Questa scoperta ha una duplice valenza. Da un lato la valenza artistica, perché sono venuti fuori manufatti eh, vecchi di due secoli, dal 1300 al 1500, che hanno raccontato non solo l'arte di Montelupo, ma anche la storia di Montelupo ai cittadini che ancora non la conoscevano. Dall'altro lato anche una forte valenza sociale, perché nel momento nel quale fu scoperto il Pozzo dei Lavatoi ci fu come dire, una scoperta collettiva e una chiamata collettiva allo scavo del Pozzo che poi fu sistematizzata. Ovviamente, tramite la sovrintendenza. Quella stessa chiamata è stata effettuata adesso, nel momento nel quale ci siamo apprestati a celebrare la scoperta del pozzo, il cinquantesimo, al quale abbiamo anche dedicato un'edizione di ceramica e abbiamo avuto di nuovo una grande risposta. È importante perché è pieno di scarti di fornace, cioè le fornaci eh, che nella tecnologia insomma, rinascimentale che facevano molti scarti, specialmente durante la cottura, che era la fase più delicata, e tutto questo materiale non poteva essere venduto o comunque eh, non aveva più una funzione. Insomma, veniva usato per, eh, per, riempire, per riempire stanze oppure fare serrapieni perché è un materiale buono, siccome è leggero. Una volta fatto a pezzettini, è leggero e fa filtrare bene l'acqua, drena e quindi viene usato per riempire. E probabilmente il pozzo della Batoi è stato riempito in un momento, mh, sembra, perché c'è stata una frana che ha impedito a un certo punto di riprendere, di usare il pozzo per attingere acqua, per cui... Eh, che ho, il pozzo è un'opera, diciamo, da un punto di vista architettonico, importante perché fondo 32 metri e largo 2,20 metri. Per cui scavare un pozzo di genere era stata un'impresa. E quindi, a un certo punto, non potendolo più usare, è stato deciso di riempirlo e il materiale più. diciamo, più disponibile e vicino erano gli scarti di fornace. Il pozzo è stato scoperto nel 1973 durante dei lavori di risanamento dell'area di Via Tassinari dove si trovavano alcuni lavatoi pubblici. Gli scavi hanno consentito di acquisire buona parte del patrimonio esposto al Museo della Ceramica, il cui primo nucleo risale al 1983. Omaggio di Arezzo all'archeologo Gianfrancesco Gamurrini, a 100 anni dalla sua morte dal 4 al 6 dicembre, alla Casa Petrarca e al Museo Archeologico Nazionale si terrà un convegno tutto dedicato a Gamurrini, che si inserisce tra l'altro nel programma delle celebrazioni delle personalità storiche della Toscana. A 100 anni dalla sua morte, Arezzo omaggia Gianfrancesco Gamurrini nel convegno internazionale di studi L'archeologo e la sua eredità a 100 anni dalla morte, a lui dedicato che si terrà nella città toscana dal 4 al 6 dicembre alla Casa Petrarca e al Museo Archeologico Nazionale. L'evento organizzato dall'Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo e che si inserisce nel programma delle celebrazioni delle personalità storiche della Toscana è stato presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Gianfrancesco Camorrini meritava di essere ricordato. È stato rettore della fraternità dei laici, è stato per 38 anni presidente dell'Accademia Petrarca, è stato il pioniere della tutela dei beni archeologici, quando ancora una legge organica in materia non c'era. Ma ce la lasciatemi dire, e noi in questa consigliatura siamo molto sensibili al tema, è stato anche un precursore della Toscana diffusa perché preconizzava di avere dei musei per le comunità locali che potessero ecco, essere di aiuto per ritessere la storia così come egli ebbe modo di scrivere. Gamurrini fu uno dei massimi archeologi, etruscologi ed epigrafisti del periodo a cavallo tra il XIX e XX secolo. Rivestì importanti cariche a livello cittadino, regionale e statale. Fu membro del prestigioso Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma e Accademico dei Lincei. Ebbe relazioni con i più importanti studiosi italiani e stranieri di antichità etrusche e romane. Dunque è un, è un omaggio eh, dovuto per più ragioni, prima di tutto per la grandezza del personaggio perché è stato veramente eh, uno dei più importanti uomini di cultura aretini a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ma non solo aretini, lui è stato un grande archeologo, etruscologo, epigrafista e quant'altro a livello nazionale e internazionale. Perché addirittura all'età di 27 anni fu chiamato um, all'Istituto di eh, Corrispondenza Archeologica di Roma che era gestito dal, dal, dall'impero prussiano e, e il cui erede è oggi è l'Istituto Archeologico Germanico. E' uno dei massimi riferimenti per la storia antica, per l'archeologia mondiale. Quindi lui, già in età giovanissima, attraverso due studiosi che aveva conosciuto abbastanza casualmente ad Arezzo, era stato associato a questo importante istituto. Il convegno si aprirà il 4 dicembre alle 14 alla Casa Petrarca con i saluti istituzionali del vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e con l'introduzione di Giuseppe Sassatelli dell'Istituto nazionale di studi etruschi e italici. Con la seconda tappa a Pistoia, il Corecom Toscana, il Comitato regionale per le telecomunicazioni, prosegue il suo viaggio in tutte le città a capoluogo della regione per mettere al corrente i cittadini, le istituzioni, le imprese e le varie associazioni delle sue varie funzioni. Far conoscere funzioni e attività del Corecom agli enti locali e ai cittadini per aumentare la consapevolezza nell'utilizzo della rete e dei social network e l'attività di sportello per la risoluzione delle controversie con gli operatori e delle telecomunicazioni. Questi gli scopi principali di Corecom Tour, promosso in collaborazione con la sezione regionale dell'Unione delle Province Toscane, che per la prima volta porta il Corecom della Toscana a incontrare istituzioni, media locali, scuole, associazioni, imprese e cittadini per farsi conoscere e far conoscere le proprie attività nelle realtà territoriali della regione. Un tour che ha vissuto la sua seconda tappa a Pistoia, la prima è stata a Prato il 19 ottobre scorso con un incontro che si è tenuto nel salone consiliare della provincia di Pistoia e al quale hanno partecipato il presidente del Corecom Marco Meacci la consigliera del Corecom Carlotta Agostini e Silvio Buono, delegato del Presidente della Provincia. Il nostro è un tour informativo, questa è la seconda tappa di un Corecom Tour come l'abbiamo chiamata, giriamo tutta la Toscana, tutte le città capoluogo per mettere al corrente la comunità toscana, i cittadini, le istituzioni, le imprese, le varie associazioni di quelle che sono le funzioni del Corecom. Un organismo importante che ha molte funzioni significative però non sempre conosciute. Conosciute. Noi vogliamo mettere al corrente perché ci sono anche elementi di informazione sia rispetto ai mezzi di comunicazione, ma anche rispetto ai singoli cittadini, a, alle persone, alla comunità nel suo complesso. Penso, per esempio, a tutto il tema delle controversie sulle utenze telefoniche: il Corecon svolge un ruolo anche di conciliazione a titolo gratuito tra il cittadino e i gestori delle telecomunicazioni, per cui abbiamo anche una serie di servizi. Che possono essere di utilità pratica nei, nei confronti del cittadino. Al tempo stesso abbiamo anche tanti progetti ormai consolidati da anni che vogliamo consolidare e sviluppare ulteriormente. Penso per esempio al Patentino Digitale, che è un progetto che si rivolge ai ragazzi delle prime medie della Toscana, che serve a dare competenze digitali, a navigare in modo consapevole, il più possibile sicuro, dentro i social, dentro la rete. Sono studio anche dei convegni con con tutti i media locali, ehm, anche con agcom nazionale. Insomma cerchiamo di portare sempre più eh, a conoscenza ai cittadini di quello che è il Corecom per fare in modo che sia un organismo che davvero può aiutare, può informare e può anche in qualche modo, soprattutto per quello che riguarda i giovani, eh, Insegnare quello che sono i nuovi media. Nel corso dell'incontro sono state ricordate anche altre attività e iniziative promosse dal Corecom, come ad esempio il premio Tesi di Laurea in Comunicazione, il Bando Toscana in Spot, quest'anno dedicato al tema del come difendersi dalle dipendenze dalla rete e dai social, e il Bando Toscana che fa bene, un premio dedicato alla migliore campagna di comunicazione sociale. La prossima tappa del Corecom Tour sarà il 12 novembre a Livorno. Si parla di diritti negati dei minori nel libro Nel segno di erode di Marina Pratici presentato al Media Center Sassoli. Il libro traccia una sintetica storia dei diritti umani attraverso i documenti più significativi in materia, arrivando alla classificazione dei diritti dalla prima alla terza generazione, concentrandosi in particolare sui diritti minorili. Nel segno di erode, diritti dei minori o diritti minori? Questo è il libro oggetto della conferenza stampa al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Autrice del libro Marina Pratici. La scrittrice che porta la propria personale esperienza a contatto diretto con i drammi dell'infanzia nei viaggi in Thailandia, Cambogia e Sudan, dopo un'introduzione dedicata alla storia dei diritti umani, si sofferma su quelli minorili, analizzando la Convenzione ONU e la sua attuale inattuazione, offrendo un'analisi dei tanti fenomeni di adultizzazione forzata vittimizzazione, sfruttamento sessuale minorile. Penso che noi ci siamo posti sempre un obiettivo da quando è iniziata questa legislatura, dare più voce a chi ha meno voce, costruire le condizioni perché tutti possano avere gli stessi diritti, non solo nei comuni più grandi ma anche in quelli più piccoli, non solo in Toscana ma nel resto del mondo. E questa storia che è una storia vera, tratta da fatti reali di una bimba. Ex baby prostituta e di un bimbo, eh, bimbo soldato, eh, ci portano a doverci chiedere se davvero la convenzione dell'ONU del 1989 è stata applicata fino in fondo. Eh, si parla molto opportunamente, meritatamente di violenza, violenza di genere in primis ed è il caso eh, di parlarne, ma soprattutto di arrivare poi ad azioni concrete. Parlo anche dal punto di vista della normativa. Ma la violenza di genere nasce poi da come nell'infanzia, nell'adolescenza, siamo abituati a considerare noi stessi quali soggetti, portatori di diritti. Io vado spesso per la mia professione, ma anche perché vengo invitata nelle scuole. Se io chiedo magari a un liceo classico, eh, un liceo, insomma, quindi a ragazzi già adulti, eh, quasi maggiorenni negli ultimi anni, chiedo, chi di voi conosce la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza? io ho quasi certezza totale di non avere nemmeno una risposta positiva. Questo perché? Perché c'è una grande ignoranza in senso etimologico, non conoscenza dei diritti. Di contro mi sento dire spesso, troppo spesso, e eh, questo è chiaramente un grande dolore, un forte senso di frustrazione e di fallimento eh, generazionale, parlo della mia generazione in toto, da ragazzine giovanissime. Ma è normale se lui mi dice così, parlo di offese pesanti o di oltraggi, di offese eh, massimamente sessiste, oppure è normale se lui mi tocca e se lui fa questo. Non è normale. Ma se noi non diciamo non è normale a una quattordicenne, a una quindicenne, a una sedicenne, noi prepariamo un terreno fertile, creiamo l'humus per la violenza di genere un domani. Quelli sono i famosi eventi spia, delitti spia di cui tanto si parla, che poi magari in escalation nel temporale vanno poi a riesprimersi in quello che è l'atto ultimo, gravissimo, senza ritorno, ferale, che è il femminicidio. Per l'impegno culturale e sociale sono stati conferiti a Marina Pratici ben 14 premi alla carriera: l'onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana, la medaglia della Presidenza del Senato Italiano per il contributo al contrasto alla violenza di genere e le lauree honoris causa in scienze umane e in letteratura.